Care amiche ed amici, eccomi. Era nell'aria. Lo sapevate che sarei arrivato qui. Era inevitabile. Quando ricevi la chiamata dall'alto, non puoi che rispondere, eccomi. Il fascino della politica e il richiamo morale all'azione civica sono stati per me irresistibili. Così ho deciso di scendere in campo, mettermi in lista e schierarmi per questa tornata. La lista è questa. Non ci poteva essere per me altra scelta di coscienza. Uno schieramento chiaro, una lista omogenea, una linea politica coerente. Il mio impegno e il mio slancio sono sinceri. Gli intenti sono alti e la convinzione di poter far bene è forte. Un programma chiaro, scritto in un chiaro trasparente su carta bianca dove non si possono leggere tra le righe scappatoie di incongruenza. Incongruenza della nostra linea politica. Sulle questioni maggiori, l'impegno sarà massimo e lo sforzo orientato al cambiamento minimo. Per me non cambiare. Per voi farvi cambiare. Un segno sulla lista per non cambiare le cose, ma chi le guida? Come primo punto, aboliremo i vecchi decreti e le leggi precedenti in essere che per noi non vanno bene, con nuove leggi più convenienti, funzionali, moderne e attuali. Per quanto riguarda l'aspetto importante del lavoro, continueremo nel nostro ideale di miglioramento produttivo, lavorare di più non per ottenere qualcosa, ma per fare qualcosa, continuare a lavorare. Assistenza e ideali sociali forti e marcanti la differenza con i nostri avversari politici. Strategia delle alleanze aperta a tutto e a tutti, senza pregiudizio alcuno. Sull'Europa una versione e una visione immutata su dov'è e dove si troverà domani. A pagina 6 del mio atlante scolastico. L'unità di buoni e meno buoni, insieme per il proprio meglio, per il giusto tornaconto di ognuno. La visione di un paese moderno, ma antico, con uno sguardo volto al passato, ma con un occhio al futuro e un reale stare con i piedi nel presente. Questa è la mia visione politica di oggi, una visione da modificare nel domani se converrà. Date fiducia a me e a questa lista. Il futuro deve venire. Il passato era prima e il presente è adesso. Amiche, amici, datemi il vostro segno. Io ci sono. Non pentitevi adesso. Avrete tempo per pentirvi eventualmente dopo.